Ok, ci dovremmo essere in diretta. Sta partendo ora la pagina. Ok. Buonasera a tutti, benvenuti al settimo incontro. Stasera per numerarli un po' tutti, per avere una sequenza. Settimo incontro che avrà di nuovo ospite Ivano Zoppi, che gentilmente si è offerto di fare un altro incontro insieme. Si è costituito, quindi l'abbiamo preso subito, nel senso che a quel punto non potevamo poi lasciarti andare, Ivano. Il tema prosegue, infatti nel titolo dell'incontro ho messo seconda parte per proseguire un po' quello che era l'incontro dell'altra volta in cui si è parlato di social e videogiochi, che questa sera si continua su questo argomento. Niente, poi sono già arrivate delle domande, Ivano, te lo dico già, io le tengo qui da parte e poi dopo a mano te le farò. Magari ad alcune di queste domande risponderai già nel tuo intervento, quindi io te lo dico nei vari argomenti. Quindi ti lascio la parola e poi alla fine la commentiamo poi insieme. Grazie ancora. Intanto grazie a voi, nel senso che è un piacere. Mi auguro che sia un piacere anche per voi ascoltare quello che diciamo, quello che condividiamo insieme. Io cominciavo Sì, lo è. con un video, no? Se me ne date la possibilità, perché voglio farvi vedere uno spot che introduce un po' il tema principale della serata. Perché ho scelto questo video? Perché qualche giorno fa abbiamo presentato come fondazione, soprattutto come Fondazione Carolina, alcuni dati che ci hanno un po' preoccupato. I dati che ci hanno preoccupato sono questi. Noi tendenzialmente ogni mese riceviamo circa 50 segnalazioni di casi di cyberbullismo. Abbiamo fatto un po' un conteggio banale, se vuoi, di quelli che sono arrivati a marzo e, ahimè, abbiamo dovuto fare un conto, una somma un po' preoccupante. Sono arrivate 278 segnalazioni. 278 segnalazioni. Questo ci ha seriamente preoccupato, anche perché si sta verificando un fenomeno che non è solo il cyberbullismo tra pari, che certamente ha predominanza nel numero dei casi, ma si stanno sviluppando anche altri fenomeni. Fra questi, quello non uso il termine cyberbullismo perché sennò mi sgridano, ma una sorta di violenza nei confronti dei docenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che si collegano durante delle lezioni di Zoom, per esempio, che è lo strumento che noi stiamo utilizzando, vengono condivisi i codici e le password e estranei alla classe, estranei alla lezione, si introducono disturbando, condividendo materiali anche non giusti da condividere e disturbano la lezione. Oppure ci sono alcuni alunni che registrano la lezione e mandano poi su TikTok o su WhatsApp delle immagini rielaborate dei docenti, prendendoli anche sostanzialmente in giro. Nuovo fenomeno. Aumento anche dei casi di sexting, di cui magari potremo parlare un attimino dopo. Che cosa ci dice questo trend? Ci dice che abbiamo molto più tempo per stare connessi, che lasciamo molto più tempo ai ragazzi di essere connessi, ma che lo controlliamo poco, ma che queste connessioni vengono accompagnate dal mondo degli adulti un po' troppo poco. Quindi, appunto, se io mi annoio,
mi viene più facile magari insultare qualcuno, condividere immagini offensive nei confronti di qualcuno, mettere in atto, insomma, quegli atteggiamenti che possono portare a situazioni di cyberbullismo nei confronti di qualcuno. E in più mi sono inventato anche questa nuova formula che c'era già, perché magari qualche foto di qualche docente mentre faceva lezione c'era, ma qui ovviamente è più facile. Come se io in questo momento facessi uno screen del mio schermo o prendessi il mio cellulare e facessi una foto e cominciassi, visto che ho la tua faccia, Gianluca, in primo piano, cominciassi a fare dei giochetti con la tua faccia e poi mandassi in giro queste foto. Ecco, stiamo assistendo a questo. E su questo abbiamo un po' cercato di attenzionare tutti quanti, soprattutto i genitori, ovviamente, anche perché chi sta fisicamente in casa con questi ragazzi siamo soprattutto noi genitori, e però sembra che sia aumentato come dire, hai la lezione, sei nella tua camera o sei in un'altra sala e in un'altra stanza della casa e io non mi devo occupare di questa cosa, no? Lasciandoti totale libertà. Sui casi di sexting mi viene da dire, certo, che fidanzatino o fidanzatina che da un mese non riescono a vedersi, diventa ancora più facile lo scambio e la condivisione di immagini intime. Questo è quello che noi abbiamo riscontrato come situazione. Questo è quello che come fenomeno ci sta seriamente preoccupando. Questa settimana siamo comparsi, abbiamo avuto la fortuna di essere attenzionati da parte di molti media nazionali e di raccontare quello che sto raccontando anche a voi, no? Ma non ci interessa tanto l'attenzione dei media, ci interessa portare all'attenzione dei genitori questo problema e farlo diventare un punto molto importante. La scorsa volta, se ricordo bene, ci siamo concentrati un po' sulle regole, no? Sul dire condividiamo insieme qualche regola, decidiamo insieme qualche regola e mettiamola in pratica. Ecco, qui forse bisogna fare un passo in più. Quelle regole vanno magari un pochino rese più stringenti proprio per tutelare l'immagine e la serietà del lavoro che si sta facendo. Lo vedete anche dalle dichiarazioni un po' della ministra o comunque di quello che è l'indicazione di dove sta andando la scuola e intanto non torneremo a scuola, quindi fino a maggio, fino a giugno. Sicuramente didattica ad quella che viene chiamata DAD, no? Didattica a distanza. E poi da settembre, chi lo sa, grosso, grosso, grosso punto di domanda: come si riprenderà, quali saranno le condizioni e le situazioni. Per cui, davvero, la nostra preoccupazione grande è che i genitori, soprattutto tutti i genitori che sono all'ascolto, si rendano un po' protagonisti di questa cosa, posto che secondo me i genitori che sono già all'ascolto lo fanno, perché è un po' l'eterno problema, no? Di quando si organizzano tutti i corsi e tutti gli incontri e vengono sempre quelli più sensibili. Cioè, la nostra stima è che noi riusciamo, noi, ma penso anche tutti quelli che organizzano incontri di sensibilizzazione, riusciamo a raggiungere il 10-15% dei genitori che invece dovrebbero essere coinvolti, e la restante percentuale, che è la percentuale più alta, invece non, purtroppo non partecipa a questi incontri e queste cose ne sa. Oggi mi è capitato di avere un'intervista con una giornalista a cui proprio stavo raccontando queste cose, e dicevo: guardi, sai, poi condividono le immagini su uno dei social come TikTok, e la domanda è: ma che cos'è TikTok? Ora non sei obbligato a sapere, no? Non sei obbligato ad avere un profilo di TikTok, però certamente devi essere informato rispetto a quello che sono gli ambienti che i nostri ragazzi vivono. Ecco, mi piaceva un pochino, con quello spot che abbiamo fatto vedere all'inizio, di portare l'attenzione proprio su questo tema. Il fatto che dobbiamo stare vicino ai nostri ragazzi e il fatto che dobbiamo ricordarci che tutto quello che condividiamo in rete comunque rimane. Questo è il primo, secondo me, importante punto di partenza, dove poi dal quale
poi partire per continuare un pochino la nostra riflessione. E in particolare mi piaceva oggi, se possiamo, se sei d'accordo, riflettere sulla tematica del sexting. Io non so se tutti sanno di cosa sto parlando. Il sexting è la crasi di due parole, sexual e texting, ed è la condivisione di contenuti a sfondo sessuale. Do qualche numero, non mi ricordo se l'altra volta li abbiamo visti, ma mi pare di no. Ecco, questi sono dati, noi abbiamo preso un campione di 1.000 ragazzi fra gli 11 e i 17 anni. Ora, vorrei portare l'attenzione sulla prima cifra, 11 e poi 17. 11 vuol dire che cominciano a fare sexting, a mettere in atto comportamenti di sexting a 11 anni. E 11 anni, io non so, io andavo in oratorio a giocare a pallone. Sì, è un'età in cui sicuramente. Cambiano gli strumenti, vero, cambia tutto, però quella era il nostro problema principale. Il 43% di questi ragazzi ha ricevuto, riceve senza volerlo. Quindi io non è che te lo sto chiedendo, però le ricevo foto, video con contenuti sessualmente espliciti, soprattutto da amici e compagni di scuola. E qui mi viene da citare soprattutto un social che in questi giorni è balzato ancora di più agli onori della cronaca, che è Telegram. Telegram, di cui immagino avrete parlato mille volte o che Sì, comunque conoscete. ne avevamo parlato anche in combinazione proprio nello scorso incontro, parlando di quelli che sono i vari sistemi di messaggistica istantanea. Quindi si è accennato anche a quello che credo tu voglia dire. Sì, Prego. voglio dire proprio che in questi ultimi giorni si sta, proprio perché appunto la noia e dobbiamo condividere per forza, stanno aumentando i gruppi nei quali vengono pubblicate e condivise immagini di minorenni senza autorizzazione. Dal punto di vista legale non mi spendo, non aggiungo, credo, nulla di nuovo rispetto a quello che già sapete, ma è diventato un fenomeno preoccupante. Quindi io sono registrato su Telegram e accedo a questi gruppi o mi fanno accedere a questi gruppi e mi inviano questo tipo di immagini. Il 24% ha condiviso messaggi, foto, video con contenuto sessuale senza il consenso dell'altro. Sto parlando proprio di questi gruppi in particolare, proprio perché ragazze che magari inviano contenuti intimi ai propri fidanzati o ai ragazzi che frequentano, e questi la prima cosa che fanno è condividere in rete una volta che magari sono lasciati o per puro divertimento, che poi dà luogo a un altro fenomeno altrettanto conosciuto, che è quello della revenge porn. Il 37% ha condiviso foto, messaggio, video con contenuto a sfondo sessuale proprio o di un conoscente. Stiamo parlando di 4 su 10. 4 su 10 non sono pochi. E poi ancora il 45% ha condiviso immagini proprie di nudo o seminudo. Siamo quasi a 1 su 2. Cioè la metà dei ragazzi, ripeto, 1.000 fra gli 11 e i 17 anni che hanno partecipato a questa indagine, ha di fatto condiviso immagini di questo tipo. Va da sé che poi, se io vado a verificare quelle che sono le motivazioni per cui lo fanno, è divertente. Mi piace perché voglio alimentare le mie relazioni e per essere addirittura figo. Secondo i ragazzi, le ragazze lo fanno per divertimento, per flirtare, per ricevere commenti positivi o addirittura per ricevere ricompense materiali. Penso alle ricariche telefoniche, penso ai regali. Qualche tempo fa c'era anche il problema del
mi scambi i compiti, ti mando la foto di un seno e tu mi mandi la versione di latino, insomma, una roba del genere. Mentre per le ragazze, i ragazzi lo fanno per divertimento, per flirtare, per ricevere commenti positivi. E perché? E perché lo fanno tutti? Viene vissuta come una esperienza, così, che tanto fanno tutti, no? Io mi ricordo il caso di un ragazzo che abbiamo gestito, che sostanzialmente era stato invitato in un gruppo nel quale giravano immagini di un certo tipo e lui dapprima ha detto no, poi ha mandato la foto del suo sedere nel gruppo, poi visto che riceveva commenti positivi, oltre a ricevere commenti positivi, riceveva anche stimoli a mandare foto ancora più compromettenti. Di fatto un giorno, uscendo dalla doccia, si fa un selfie completamente nudo, lo manda in questo gruppo di WhatsApp. In questo gruppo di WhatsApp c'era qualcuno che ha cominciato a condividere queste immagini in un altro gruppo, anche perché la faccia era ampiamente riconoscibile, e in uno di questi gruppi c'era un suo allenatore che ha fortunatamente bloccato la questione. Che è un po' anche il problema del fatto che tu, appunto, senza magari saperlo, ricevi anche in gruppi che possono essere, che ne so, Immagino. il gruppo del calcetto, il gruppo della, ricevi immagini di questo tipo e poi devi anche dimostrare, uno, che non le hai chieste, due, che non le vuoi tenere sul tuo telefono, tre che le hai cancellate, quattro che ti sei messo in moto e hai denunciato per bloccare la situazione. Noi questo fenomeno l'abbiamo raccontato un po' in questa mostra che si chiama Solo per te, dove raccontiamo proprio la storia di una ragazza che con grande semplicità si è messa a flirtare, a mandare delle foto innocenti con il proprio fidanzato, fino poi ad aumentare il grado di coinvolgimento e di provocazione di queste foto, fino a quando tu arrivi ad un punto di rottura, un punto nel quale non riesci più a far ritorno, dal quale non riesci più a far ritorno, dal quale, scusate, la tua identità si perde completamente. Quindi c'è un punto dove metti talmente in gioco la tua intimità che perdi anche la tua identità. E proprio nella mostra fotografica c'è questo gioco di livelli in cui l'immagine man mano più diventa provocante, più diventa coinvolgente, più diventa così con contenuti anche abbastanza espliciti, senza mai scendere ovviamente nel pornografico, ma si sbiadisce fino ad arrivare a rendersi completamente bianca. Quello che non capiscono i nostri ragazzi è proprio questo, che un'attività del genere ti fa perdere completamente la tua identità e la tua intimità. Ma un po' quello che dicevamo anche l'altra volta, forse quando parlavamo di Instagram, no? In questo momento, in questa fase, i nostri ragazzi hanno bisogno di sentirsi parte di qualcosa, hanno bisogno di sentirsi riconosciuti, hanno bisogno di sentirsi accettati. E il fatto di ricevere like, complimenti, cuoricini, è certamente uno stimolo a continuare a mettersi in gioco, a vedere fino a che punto si può arrivare. E troppo spesso andare anche un pochino oltre. Penso oltre al sexting anche alle challenge, no? Perché un ragazzo sceglie e decide di partecipare a una sfida? L'adrenalina si può essere, ma certamente
il fatto di poter condividere e il fatto di poter vedere che la condivisione che è stata fatta della propria immagine, del proprio video, porta anche a una ricompensa nell'ottenimento dei like, nell'ottenimento dei cuoricini. Ecco lì, allora dici, beh, allora io sono figo, allora valgo qualcosa, allora c'è qualcuno che in rete mi conosce, mi riconosce, mi apprezza e mi valorizza per quello che sono. E quindi allora vado avanti. Ma io penso, ce n'è una ultimamente che mi sta stupendo. A me non piacciono le cose insipide, mi piace il sale, quindi sono attento a tutte quelle cose che riguardano il sale. Non dovrei, ma però c'è una sfida che si chiama Salt Challenge, che è sostanzialmente mi faccio un video mentre ingurgito direttamente dalla confezione il sale, quindi sì, no, sono bacati completamente, per cui qui la confezione, quella di sale fino, perché se fosse quello grosso mi preoccuperei ancora di più, ma di sale fino, e se la versano completamente in bocca, ovviamente facendo video e poi postandone in rete. Questa è una delle sfide, delle challenge. Però se ci pensiamo, anche noi quando eravamo giovani di stupidate ne abbiamo fatte, e magari non è opportuno raccontarle visto che siamo registrati e poi tutto rimane in rete, però meglio di no. Esatto, però non abbiamo, c'è ancora i vigili che mi cercano, però non avevamo quel bisogno di farlo vedere ad altri. Era una cosa che era nel gruppo, nella comitiva, nella compagnia, e rimaneva lì dentro. Sì, certo, poi magari la racconti, certo, poi magari ne parli, però è come se no, come un ricordo. Qui invece c'è il desiderio di farlo vedere. E anche qui passa il bisogno, appunto, dei nostri ragazzi di sentirsi vivi, affermati, di sentirsi parte di un mondo che li accetta solo nel momento in cui non si sentono o non sono degli sfigati perché non hanno i like. Io non so se c'è qualche domanda che vuoi farmi su questo. Sì, Ivano, allora volevo intanto dirti solo una cosa, dato che un genitore me l'ha chiesta e mi chiedeva, questo è legato solo al discorso dei social? Ecco, volevo rispondere anche in diretta, poi intervieni pure tu. Non solo per quello che il discorso che ha fatto Ivano riguarda sicuramente i vari social, per il discorso dei like e tutto il resto, scambio di fotografie, che purtroppo c'è, questi challenger che ha citato già lui, ma legato al discorso dei videogiochi, anche al discorso delle chat dei videogiochi, perché tutte queste cose, alcune si trovano anche in quelle. Rispondevo al genitore che mi diceva, ma viene anche nelle chat dei videogiochi? Purtroppo sì, penso che tu possa tranquillamente confermarlo che anche lì ci sono veri e propri atti di cyberbullismo verso altri, perché perdono, ovviamente, sono confermo. Sfortunati, esatto, e quindi sono quelli da prendere di mira, vengono molte volte fatti dei gruppi da prendere dove prendono di mira una persona, e anche lì poi succede che vengono scambiati anche contenuti che non andrebbero scambiati. Di pure, Ivano, poi... Lo confermo assolutamente, nel senso che videogiochi sono un mondo a sé. Io non ho assolutamente nulla contro i videogiochi, anzi, sono uno strumento, soprattutto magari anche in questa fase che valorizza la socializzazione e che sviluppa anche tutta una serie di competenze. Però come sempre c'è la giusta via di mezzo, il giusto equilibrio, no? Tu puoi far giocare i tuoi figli, magari puoi anche giocare con i figli cercando di non diventare tu quello che vuole assolutamente vincere sempre, perché abbiamo visto anche questa roba qui, no? A FIFA ho visto delle risse fra genitori e figli perché i genitori rubavano, ma poi ci sono dei videogiochi come Fortnite o come GTA dove ci sono delle chat perché si svolgono online, dove vengono condivisi dei dati, dove vengono creati dei gruppi e dove c'è il rischio di
magari incorrere, incappare in qualcuno che non ha delle buone intenzioni. Allora io posso mettermi come nickname Giulia 12 o Luca 7, ma io non sono Luca e non sono tantomeno Giulia. Però nella chat posso risultare così, posso far finta di essere un ragazzino o una ragazzina e magari avere cattive intenzioni, farmi dare dati personali e adescare. Più semplice ancora però il fatto che nelle chat comunque spinti dal videogioco e dal desiderio di vincere c'è il rischio effettivamente che qualcuno poi cominci ad avere qualche atteggiamento non particolarmente felice e rispettoso nei confronti dei ragazzi. Abbiamo avuto casi di ragazzini che sono stati o buttati fuori o insultati o comunque tra virgolette bullizzati anche sui videogiochi. Questo lo ripeto e lo metto sempre come introduzione. Non stiamo demonizzando la tecnologia, tutt'altro, lo abbiamo visto, è parte integrante della nostra vita, lo è ancora di più in questa situazione, però non consideriamola più uno strumento che dobbiamo imparare ad utilizzare, ma come ambiente nel quale dobbiamo vivere. E essendo un ambiente nel quale dobbiamo vivere, dobbiamo essere educati, accompagnati, formati a vivere in quell'ambiente. Un ambiente, e credo che sto ripetendo sicuramente dei concetti detti l'altra volta, ma su questo ci stiamo martellando veramente, un ambiente nel quale occorre empatia, rispetto e regole da rispettare. Secondo me questo è molto importante ed è molto importante creare un momento culturale fondamentale che possa essere stimolo per tutta la comunità educante a lavorare in quella direzione, proprio perché non sappiamo cosa succederà domani mattina, non sappiamo cosa succederà tra 6 mesi, ma certamente sappiamo che la tecnologia, sappiamo che i social, sappiamo che la didattica a distanza, sappiamo che il vivere anche in questo ambiente sarà sempre più parte della nostra vita. Sicuramente i ragazzi quello che ci stanno dicendo è sì, però noi abbiamo bisogno anche di uscire, abbiamo voglia di tornare a incontrare i nostri amici e su questo ben venga. Sicuramente però bisogna stare attenti oggi a quello che si sta costruendo nel domani per i nostri figli. Altra cosa è che ogni tanto qualche genitore, qualcuno mi ha scritto anche adesso dicendo che l'avevo citato anche l'altra volta, scusami, ma il discorso dei videogiochi che sembrano. I genitori purtroppo, secondo me, hanno molte volte, anche per esperienza, la concezione che sia un po' una cosa di nicchia, il videogioco è una cosa piccola, cosa vuoi che sia, tanto è un mondo ristretto. Ecco, te lo facevo vedere prima, l'articolo tratto appunto da Internazionale. Faceva vedere il raduno che c'era stato nella finale europea del torneo di League of Legends a Parigi. Però non so se si vede quanta gente c'era. Questo è uno stadio di New York, quindi erano più di 60.000 persone. Ma la cosa impressionante, va bene, le 60.000 persone presenti impressionano, ma sono le 10 milioni di persone connesse che stanno seguendo quella cosa lì. Ora, questo del 2017, sicuramente i numeri sono aumentati ancora di più. E quindi non è una cosa di nicchia, nel senso che i videogiochi per i nostri ragazzi, per molti, come dicevi tu, Ivano, cioè sono il gruppo che loro vogliono fare, cioè quello è appartenere comunque ad un gruppo. E legato a questo discorso c'è il discorso a cui accennavamo anche prima quando ci siamo sentiti, cioè il fatto che i ragazzi, per stare in quel gruppo, poi danno tutto quello che possono dare a livello di tempo, attenzione, risorse economiche, che le dicevamo prima, cioè per comprare tutte queste cose per essere sempre più forti. E quindi questo per i genitori è bene tenerlo presente, nel senso che non sono cose di nicchia, ma poi sono cose che se non controllate esplodono. Assolutamente sì, per me il primo punto di partenza è su questo tema dei videogiochi, no? Poi tu ne hai citati tantissimi, intanto non date le carte di credito ai vostri figli perché non hanno una percezione, per prima cosa fondamentale, no? Stiamo Dicevamo parlando di prima di dati sensibili. alcuni, scusami Ivano, di alcuni importi che sono stati. Questa ricerca era stata fatta da un'agenzia indipendente di investigazione, quindi non,
E dicevo appunto che ci sono ragazzi che poi hanno peso in questi, perché il problema sono questi micro acquisti, no? Diciamo così, perché come sapete sono 0,99, tutti importi molto piccoli, 2,99, insomma, cose che sembrano tranquillamente sostenibili. La somma però in certi casi ha fatto, qui faceva vedere alcuni casi, non penso neanche dei più eclatanti, ma andiamo già sui 4.700 euro, 8.200 euro, cifre che sono state poi spese e scoperte, come dicevamo prima, forse postume dai genitori. Ah, esatto, sicuramente postume, perché quando poi ti arriva l'estratto conto della carta di credito, la cosa diventa un problema. Il secondo, secondo me, importante punto di partenza è esiste una classificazione a livello europeo che si chiama PEGI. L'avevi citata European, l'altra volta, sì. Pan-European Gaming Information, che è sono dei simboli presenti sul videogioco. E qui però bisogna fare una... ricordatevi che ci sono le campane delle 7, io lo dico sempre, quindi se sentite... Va bene. Purtroppo quello non sono ancora riuscito a sbloccarla, però sono le 7, quindi... una parentesi importante, è ovvio che se il videogioco lo scarichiamo abusivamente, non avremo la certificazione PEGI. Però andiamo a la classificazione PEGI, però andiamo a vederla comunque. La classificazione PEGI ti dà due importanti indicatori. Uno è l'età, quel numerino all'interno di un quadrato con lo sfondo verde, arancione o rosso, indica l'età idonea, adatta per quel videogioco. 3, 7, 12, 16, 18. Se un videogioco ha 12, non può essere, non dovrebbe essere utilizzato da un bambino di 6 anni, di 7 anni. E uso sempre questa frase. Le regole ci sono. Le regole ci sono, come quando l'altro incontro parlavamo del limite di età per aprire un profilo sui social network. La regola c'è. Poi, se decidiamo di non rispettarla, dobbiamo però capire e considerare tutte quelle che sono le conseguenze. Inoltre, il PEGI ha 8 simboli che descrivono il contenuto del videogioco e dicono, attenzione, ci sono dei motivi per cui un gioco è stato classificato in un determinato modo, e questi sono violenza, linguaggio scurrile, paura, sesso, droga, discriminazione, gioco d'azzardo e gioco online con altre persone. Inoltre, segnala la possibilità di acquisti all'interno del gioco. Quindi, tornando a quello che dicevi tu prima, facciamo attenzione a questi simboli. Ci sono, guardiamoli. Il mio suggerimento, intanto, scaricando, ma credo che tu l'abbia già condiviso sulla pagina, se non ricordo male, la guida che abbiamo costruito come fondazione, come Pipita, lì all'interno si parla di questi temi, si parla anche dei videogiochi, da pagina 30 in poi, c'è la classificazione PEGI. Non vi costa niente, guardate, leggere quella guida, che sono 45 pagine, ci mettete un'ora, non di più. Credo che in questi giorni di tempo ne abbiamo a sufficienza. Se vi fa addormentare, va bene, leggete mezza paginetta, poi dormite, ma lì su abbiamo cercato di racchiudere il più possibile quelli che sono i social, quelli che sono i limiti, quelli che sono i rischi, che cos'è il fenomeno del cyberbullismo, i videogiochi. Credo che davvero bisogna fare, si debba fare un percorso di informazione e formazione soprattutto per i genitori. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal nostro punto di vista i ragazzi hanno conoscenza di quelli che sono i fenomeni che ci sono, legali e illegali nella rete, hanno la competenza nell'utilizzo dello strumento, manca, e questa è la grave, gravissima mancanza, la coscienza. E la coscienza, che fa parte di un'idea culturale, di un progetto culturale, deve essere accompagnata e costruita dai genitori, dai docenti e da tutti quelli che hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi. Il cyberbullismo in sé non è un problema tecnologico, è un problema educativo. Se noi capiamo questa cosa, allora cominceremo a comportarci
tra virgolette, in maniera differente, prima noi adulti e di conseguenza i nostri ragazzi. Ivano, vai con altre domande, sono qui. Ti aggiungo solo una cosa, anche legata sempre a questo discorso che mi veniva in mente sentendoti, era questo, cioè anche perché l'unica arma che penso abbiamo noi genitori sia proprio questa, perché altrimenti la lotta è totalmente impari, nel senso che chi produce i videogiochi ovviamente, lo leggevo sempre tratto da questo articolo ma si trova spesso, una delle figure che assumono di più sono proprio quella degli psicologi, nel senso che devono riuscire a trovare sempre delle tattiche più raffinate per farti giocare. D'altronde è business, il loro interesse è vendere questi prodotti, quindi i giri d'affari sono enormi, li avevamo citati già l'altra volta, che si raddoppiano praticamente ogni anno. Quindi l'arma che abbiamo noi genitori è questa, l'unico modo è educare i nostri figli ad usarli, altrimenti loro sono comunque attratti da questa cosa, come sono attratti dal fatto, un'altra tattica usata, la chiamo tattica ma è sicuramente un metodo di business usato in tante cose, è il testimonial, cioè è famosissimo il caso di Griezmann che nella finale del 2018, quando segna il gol decisivo della Francia, fa il famoso segno di Fortnite, che tutti i ragazzi, il balletto del cosacco, no? È famosa questa cosa, e tutti i ragazzi l'hanno riconosciuto. C'è stato questo grandissimo senso di appartenenza nel vedere che addirittura un campione del calibro di Griezmann, che vince la Coppa del Mondo, gioca a Fortnite, e lui infatti ha dichiarato che nei momenti di pausa che hanno lui ci gioca. Però per i ragazzi questo è ovviamente non è altro che uno stimolo per entrare in questo mondo del videogioco. È una calamità a cui difficilmente possono resistere. E lì subentra, come dicevi tu, il genitore, perché se non riusciamo a dare quell'educazione nell'uso, è una lotta veramente difficile da riuscire a sostenere. Vado con le domande. Vai tranquillo, sono qui. Questa è rigore a porta vuota, visto che stavamo parlando di calcio, ma cosa ne pensi del giocare online? Lo sconsiglio, è meglio giocare on-site, diciamo, cioè giocare direttamente in casa, non collegati online, o giocare anche online? Sì, cioè, è giocare on life, nel senso che è quello che dicevamo prima, secondo me non c'è un giusto o sbagliato, c'è un farlo bene. Farlo bene significa, io ti posso anche far giocare online, ma devi avere delle regole e soprattutto devo sapere quello che stai facendo. Noi ci sono capitati casi fuori di testa, c'era un ragazzino che giocava a Fortnite durante le benedizioni natalizie, il prete andava andato in casa, il ragazzino aveva le cuffie e stava giocando a Fortnite, la mamma gli dice per favore stacca un minuto che facciamo la benedizione. Ti puoi immaginare la risposta, al secondo invito della mamma, altra risposta ancora più colorita, allorché interviene il prete e gli dice guarda, dobbiamo dire un'Ave Maria, devo benedire la casa, poi me ne vado, poi riprendo la tua partita. Non ti dico gli improperi rivolti al prete. Allora, qui il problema è il ragazzino o c'è un ambiente circostante che non è stato in grado di accompagnare, di educare? Io torno lì, purtroppo torno sempre lì, il problema è quello, poi posso spegnere, però che cosa guadagno? Guadagno che magari poi il ragazzino quando va fuori casa, va a casa di un amico, può continuamente giocare, può costantemente giocare, può fare quello che non riesce a fare in casa, allora meglio magari farglielo fare in casa e accompagnarlo, educandolo con delle regole da far rispettare, con degli accompagnamenti che sono anche cerco di capire quello che stai facendo, insegnami, che non vuol dire faccio quelle cose con te, attenzione perché faccio una parentesi TikTok, io sto continuando a vedere video di genitori con i figli su TikTok, ma perché? Cioè, perché? Perché? È divertente? Anche no. Ricordiamoci sempre che sono immagini dei nostri figli che girano e che sono in rete. C'è una campagna, poi se riusciamo vi faccio vedere lo spot, ma si può cercare, che dice che prima dei 5 anni arriviamo a condividere, a postare in rete oltre 1500 foto dei nostri figli, prima che compiano 5 anni.
Sicuramente Fedez e Ferragni alzano la media, però Sicuro. a questi bambini qualcuno il permesso gliel'ha chiesto? Io credo di no. E soprattutto stiamo costruendo un'identità digitale di questi ragazzini senza che lo sappiano, senza che siano consapevoli di questo fatto e ancora di più. Se noi mettiamo in atto questo comportamento e i bambini ci guardano e ci devono prendere come modello e vedono che ogni 3x2 noi siamo qui a fotografarci e mandare le foto in giro e condividerle, qual è il modello che replicheranno? Semplicemente questo, semplicemente l'avete fatto voi, perché non posso farlo io? Punto di domanda. Quando dico che c'è una questione educativa dietro, purtroppo è così, è la realtà. Poi possiamo parlare con i tecnici, possiamo parlare di cyber security, di tutto quello che vogliamo, ma stiamo parlando di strumenti. Noi dobbiamo prendere gli strumenti, collocarli nel tempo in cui siamo, ma capire senza ombra di dubbio che dobbiamo parlare anche e soprattutto di educazione. Sono pronto ad altre domande. Vai. Allora, mi chiedevano le app games che ora stanno prendendo sempre più piede, nel senso delle app con cui giocare sul telefonino, cioè giochi da fare direttamente sugli smartphone. Ok, si stanno, qualche anno fa ovviamente il gioco era legato più alle varie console, al PC, adesso sta andando tantissimo il gioco sulle app. Cosa ne Di pensi? crash. Esatto, ci sono tutti questi. Cosa ne pensi? E se secondo te è giusto ogni tanto, avendo stabilito le regole, comprare qualche box di potenziamento? Prima della tua risposta dico solo una cosa. Pensando alle app games, che poi erano usciti vari giochi, sicuramente ti ricordi quelli su Facebook, quelli della fattoria, dove la gente impazziva per questi giochi. C'era gente che ci giocava anche quando non ci doveva, in tutti gli orari. E questo ci ha mandato un po', compresi anche genitori, adulti, cioè tutti. È stato forse uno dei casi in cui la gente ha cominciato. E però si è capito cosa potevano portare, cioè perdere veramente la nozione di dire legato a dover fare la coltivazione della fattoria in qualunque orario, perché sennò perdevo punti e tutto il resto. Quindi si ritorna lì. È una cosa che comunque attira. Quindi, Beh, cosa ne pensi delle se app ci games? pensi, ti interrompo. Se ci Sì? pensi, io non so quanti anni hai tu, ma quando ero giovane io c'era il Tamagotchi. Sì, Cos'è? mi ricordo. Tamagotchi, no? Quel cosino che Sì, dovevi dargli da mangiare, che dovevi controllare se esatto. faceva la Che ti cacca. metteva Cioè, ansia. certo, è il meccanismo è identico, se ci pensi. Il meccanismo è identico. Cosa ne Vero. penso? Penso che anche qui, io quando ho visto che c'era la possibilità di tornare a giocare a Tetris, sarò vecchio ma ho scaricato Tetris, quando c'è la possibilità di fare qualche gioco che mi distrae, ma certamente sì, anche perché comunque tengono viva la mente, tengono attivo il cervello, perché no? Certo poi quando sconfino appunto nel dover avere l'ansia di costruire la fattoria, la città o quant'altro, ecco forse lì devo riuscire a darmi una regolata, però questi sono anche meccanismi di autoregolazione che devono essere messi in atto, insomma, sì. 2 anni fa, 3 anni fa, cos'era? C'era Pokémon Go che forse adesso Ah sì, è sta vero. tornando. Io vedevo degli imbecilli andare, scusate per il francesismo, ma gente che andava in giro sbatteva la testa contro un palo perché stava cercando il Pokémon. Bello, divertente, l'avanguardia del mix tra realtà virtuale e realtà reale, no? Però anche qui, cioè, diamoci sempre una regolata. È vero poi che questi fenomeni hanno delle impennate e poi rientrano nella Sì, poi. pseudonormalità, no? Quindi, però sì, no, non sono contrario, aiutano, divertono, coinvolgono, poi però appunto c'era qualche tempo fa Razzola anche, no? Parecchio tempo fa, nel senso che adesso chiediamo ai ragazzi se sanno cos'è Razzola, ti guardano come per dire che pianeta arrivi, no? Però sono divertenti. Relativamente alle loot box a pagamento. Fermiamoci, cioè nel senso, No, no, vediamo. io fossi in te, quell'articolo lo condividerei. Io credo di averlo condiviso sicuramente con i miei educatori, perché quello è un fenomeno che certamente va tenuto sotto controllo, ma d'altronde
Noi pensiamo davvero che internet sia gratuito? Questa è una domanda che faccio io ai tuoi interlocutori, no? Al di là dei costi di connessione, ovviamente, oppure il fatto che possiamo usufruire o possiamo avere a disposizione strumenti, contenuti, sia davvero gratuito, oppure ci sia una condivisione di dati che. E questi dati che fine fanno? Anche nel caso che tu stai citando, c'è una condivisione di dati, c'è un'esperienza di coinvolgimento totale, c'è un'esperienza, c'è un modo di tenerti agganciato, perché poi sostanzialmente è questo, tecniche di marketing e di affiliazione che sono impressionanti. Che sono impressionanti un po' come quello che si dice quando c'erano gli spot in TV che si diceva che mandavano un tipo particolare di onde che ti faceva stare attaccato alla televisione, che ti condizionava per l'acquisto di, no? Qui stiamo parlando di neuromarketing, però sì, io stiamo attenti e dobbiamo tenere sempre presente che non abbiamo la libertà. O meglio, che dobbiamo riconquistare la libertà del poter decidere se essere coinvolti totalmente dentro questo strumento. Anche perché legato al discorso che dicevi ora, molte delle, quello che dicevo prima, delle tattiche per tenerti lì sono prese proprio dal gioco d'azzardo, cioè riuscire comunque a farti stare lì per cercare sempre di arrivare a un risultato molte volte irraggiungibile. Ma è un po' come le sale giochi che ci sono, no, dove ci sono le macchinette, che vanno forse adesso un po' meno, ma ci sono, no? Perché sono tutte buie, non ci sono orologi, quindi tu perdi la cognizione del tempo, non riesci a capire che ora è e continui a giocare e ogni tanto vinci e ogni tanto. Cioè, davvero, cerchiamo di leggere, di avere la capacità di leggere quelle che sono le opportunità che ci vengono date e capire se, questo, di, se, se riusciamo a non diventare schiavi o dipendenti totalmente da queste opportunità. Legato a questo, sempre nell'articolo che dicevamo prima, leggevo appunto di questo ragazzo di 27 anni, che non è, cioè, non 7 o 17, 27 anni, che era entrato un po' in, lui giocava a Fortnite e che doveva preparare la tesi e praticamente non andava neanche più a scuola per prepararla, cioè nell'università per prepararla, e giocava praticamente dalle 9 alle 2 di notte. Questo è un caso, perché poi qui veniva citato del fatto che dopo un anno e mezzo, meno male, lui ha deciso di finire questa cosa e di uscire, no? Però un anno e mezzo, insomma. Mi dai un assist anche per accennare, probabilmente non abbiamo molto tempo, ma per accennare al fenomeno degli hikikomori, Infatti lui non usciva più di casa, sì, proprio. che è un fenomeno che in Italia c'è, che esiste. Io sulle statistiche non ho dati certi, perché ho numeri che dicono addirittura diverse migliaia, forse quasi 30.000 casi, in Italia, però. Ci andrei coi piedi di piombo, però ci sono casi di minori, di ragazzi, che decidono di isolarsi, di non avere più rapporti molto spesso anche con i propri familiari, e di vivere la loro vita completamente online, quindi di avere soltanto relazioni attraverso, mediate dalla tecnologia. Quindi non escono di casa, non escono dalla stanza molto spesso. Abbiamo avuto un caso di un ragazzo che ha colpito dalla sindrome di Hikikomori che addirittura si faceva lasciare pranzi e cene fuori dalla camera perché non voleva più interagire neanche con i suoi genitori. Molto spesso in Giappone, perché è un fenomeno che abbiamo importato dal Giappone, i ragazzi arrivano a suicidarsi. Anche questo è un argomento su cui prestare attenzione. Ma le regole non sono tanto difficili. Cominciamo a una, cioè, l'abbiamo detto anche l'altra volta, no? Il fenomeno del vamping. Stanno svegli di notte,
ma non posso non lasciargli il telefono. Perché? L'ha ordinato il medico che devi lasciargli il cellulare acceso sul comodino. Oppure, visto che il cellulare è uno strumento, ed è uno strumento che io ti do, perché tu non l'hai comprato con i soldi tuoi ed è intestato a me, tu rispetti questa regola. Alla sera il cellulare fuori dalla stanza e di notte lo tieni spento. È difficile? Sì, probabilmente sì, se non siamo riusciti a farlo prima. Però è una regola importante, perché la luce blu, le notifiche, cioè, forse lo dicevo l'altra volta, no? Ci sono ragazzi che, anche qui è un altro fenomeno preoccupante, ci sono ragazzi che caricano i compiti in questo periodo di reclusione, di lockdown, caricano i compiti alle 3 di notte. Perché? No? Oppure, anche qui, non solo il cellulare, ma se io ho un cellulare a disposizione anche di notte e ho l'abbonamento a Netflix o ho ad altri fornitori di contenuti, maratone TV di notte per vedere una serie, ma perché? Perché? Era una delle domande successive. Vedi? Perché in realtà io e te siamo d'accordo, ce li ho già davanti. Sì, ci siamo già. Va bene, vado avanti. Con dimmi, le domande. Fammela. Questa era proprio: cosa ne pensi delle piattaforme di streaming, delle varie serie TV? Anche queste fatte ovviamente per essere viste totalmente una dietro l'altra. Un po' risposto, io sì, sono anch'io, non sono dipendente, però mi piace, cioè è evidente che questa è stata l'introduzione di un'opportunità bella. A me piace La Casa di Carta, mi sono visto la quarta serie, sicuramente in questi giorni... Molte serie sono fatte veramente bene, nel senso The Crow, La Casa di Carta, insomma ce ne sono varie. Ovviamente quello che, come dicevi tu prima, il limite è sempre quello, cioè non è il prodotto in sé che è brutto, ma è l'uso che ne faccio io. Se io mi metto lì e sì, guardo 20 puntate una dietro l'altra, forse mi crea qualche scompenso anche nella vita sociale che posso avere. Sì, decisamente. Però sì. No, sono... Sì, sono... non so, appunto, sono fatte bene. E soprattutto anche l'offerta, no, che ti viene fatta è un'offerta che ti costringe in un certo senso a stare lì, insomma. E poi ce ne sono tantissime, penso a Narcos, penso appunto a Casa di Carta, a Narcos, eccetera, eccetera. Ne penso, allora, su tutto ne penso bene, ma il pensarne bene vuol dire sapersi autoregolare, saper regolare e saper capire che a un certo punto bisogna anche basta, insomma. Vabbè. Tranne Narcos, che vabbè. E che quella ti è piaciuta. Sì. Cosa ne pensi degli influencer e dei gamer? Perché poi c'è questo fenomeno, dico solo due parole, perché mi ha lasciato abbastanza lì, devo dirti, come genitore, ma anche altri genitori me l'hanno scritto. Perché poi ci sono i vari gamer che postano questi video e i ragazzi praticamente non è che giocano, però guardano questi gamer giocare. Ok? Sembra un... E hanno un grandissimo successo perché hanno veramente milioni di contatti. E subito diciamo che è come vedere una partita, va bene, sono altri che giocano, però tu non fai niente. Però se ci pensi è poi come guardare una partita alla televisione. Tu la guardi, non fai nulla. E ragazzi piace tantissimo, ovviamente, partite non di calcio, ma partite di Fortnite piuttosto che Minecraft, piuttosto che altri giochi. Il gamer fa vedere anche alcuni trucchi, quelli che si possono utilizzare, ai ragazzi, insomma, questa cosa. Ma ricevono milioni di contatti durante queste live. Sì, e ricevono anche milioni di euro. Nel senso, già. Nel senso che parliamo poi banalmente di quello, cioè il fenomeno è nato... sicuramente come fenomeno di massa nel quale appunto i gamer facevano vedere i trucchi e la visione dei video appassiona, coinvolge. Cosa ne penso?
Io non li guarderei mai, anche perché poi i gamer si sono anche un po' convertiti, no? Nella produzione di contenuti. Penso, ne cito uno perché mi sta simpatico, forse anche per il nome autobiografico che può accompagnarmi, che è Ciccio Gamer. Mi sento Famoso, abbastanza. sì, famoso, sì. Lui è famoso, mi sento vicino, non Anch'io. tanto per il gamer, ma Sì, ho capito, anch'io. al di là di questo, beh, lui tra l'altro ha raccontato anche, credo che abbia fatto un'operazione intelligente, perché appunto da solo creator di contenuti sui game, poi ha cominciato a trasmettere anche alcuni messaggi. Lui è stato vittima di bullismo, credo anche abbastanza recentemente sia stato, e lo ha raccontato, e questo credo che sia uno stimolo per. Ecco, quando un personaggio capisce che ha la capacità e la possibilità di poter trasmettere dei messaggi positivi, non facendo finta, cioè non è che perché è il tema del momento, allora su quel tema devo dire la mia, ma o perché hai vissuto l'esperienza o perché lo dimostri nei fatti e in quello che fai, ecco, allora la cosa è positiva, secondo me. Stessa cosa per gli influencer. Io devo fare, prima abbiamo citato scherzando e ridendo su questa cosa, Fedez e la Ferragni, e io spesso li cito proprio perché non mi piace molto l'utilizzo dell'immagine che fanno del figlio, però hanno usato in maniera molto intelligente e molto proficua la loro capacità di influenza per raccogliere fondi e per costruire in pochissimo tempo delle reparti di terapia intensiva. Questo è un segnale molto, molto positivo. Quando l'influencer, uno, non fa il tuttologo, due, capisce l'importanza che ha anche sui nostri ragazzi, dando dei messaggi positivi e costruttivi, allora non vedo anche qui una cosa negativa, anzi, ben venga. Però dobbiamo stare attenti a che non diventino creatori di cultura. Cioè, non è che perché l'ha detto un influencer allora è. Ecco, mi sono spiegato, no? Sì, è chiaro. Possono veicolare il messaggio, questo sì. Esatto. Ivano, l'ultima cosa che ti devo chiedere è se Pepita fa dei corsi. Te lo chiedo perché alcuni genitori mi chiedevano se fate direttamente dei corsi. Io per esperienza ne ho frequentato uno circa un anno fa, che era quello per la certificazione battibullismo legato anche all'AICA. E anche so che altri genitori me ne hanno parlato e che l'avevano frequentato. E riassumeva tantissime delle cose anche che hai detto. Ovviamente mi ricordo l'intervento sia anche dell'avvocato, l'intervento a parlare appunto dei social, di quelli che erano esperienze vissute anche nelle scuole, in alcune scuole, in alcune realtà lì vicino a Milano. E quindi io, infatti, mi ha chiesto se io li consiglio assolutamente. Poi dimmi tu se li fate in questo periodo, o sicuramente li farete quando poi le cose, però in questo periodo dimmi tu. In questo periodo, nel senso che ci stiamo ovviamente come tutti attrezzando, ma non perché siamo chiusi e allora dobbiamo fare per forza tutti quanti i corsi, ma stiamo costruendo contenuti che rispettino la qualità, i tempi e le modalità che anche tu hai frequentato De Visu, cercando di trasferirli ovviamente sull'online. Quindi sì, li facciamo, sì, saranno pronti nei prossimi, immagino, penso, per come stanno andando i lavori, nei prossimi 2 mesi. E stiamo cercando di collegare anche, per questo dico stiamo cercando di farlo in maniera seria, perché stiamo cercando di collegare anche la certificazione AICA con la possibilità di fare l'esame online. Perché come sai, il certificato Cyberscudo Battibullismo, che è una certificazione che ci siamo inventati insieme ad AICA per qualificare le competenze, certificare le competenze acquisite durante il corso, era solo in presenza. Adesso cercheremo di, anzi, sostanzialmente posso fare uno spoiler, siamo già pronti, di portarlo anche, grazie ad AICA, anche sull'online. Quindi realizzeremo contenuti formativi online ai quali si accompagnerà la possibilità di ricevere la certificazione AICA, che è un vero e proprio certificato
di acquisizione di competenze. Nel frattempo, la guida genitori di cui abbiamo parlato e che tu hai già condiviso sui tuoi canali è una guida che si aggiorna costantemente, è una guida costruita sostanzialmente sul programma del corso, perché tu troverai nell'indice, ti ritroverai nel programma che hai anche frequentato tu e chiaramente i contenuti non sono tutti, ma ci sono i più. E tra l'altro sono anche quelli più aggiornati perché la guida è già in una settimana è già arrivata alla seconda edizione aggiornata. Stiamo distribuendo gratuitamente questa guida, è scaricabile anche sui tuoi canali e sul sito di Fondazione di Pepita e spero che presto verrà messa anche sul sito del Ministero dell'Istruzione. Ok, Ivano, io ti ringrazio molto sia per la collaborazione, per la disponibilità, sei stato veramente gentile. Grazie anche per il tempo che ci hai dedicato, perché non è stato poco. E niente, ti ringrazio e ti do appuntamento a prossimi incontri, poi volentieri ci sentiremo. Ok? Siamo a vostra Grazie. disposizione. Se hai domande, mandamele e cerchiamo di Ecco, infatti, rispondere il volevo più dire, se mi arrivano possibile. altre domande, perché qualcuno ho visto che mi ha scritto, te le girerò molto volentieri, così almeno le potrei rispondere anche a te. Siamo a D'accordo? disposizione. Benissimo, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Ecco le campane che sì, certificano le sì, sono le 7 e 19:30, che mezza. avevamo detto che finivamo per le 19:30. Prima di chiudere, ricordo solo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 22, sempre alle 18:30, con Fabio Salomoni. Parleremo della trasformazione del rapporto genitori-figli, cioè come è cambiato il rapporto con i nostri figli in questo periodo. Un po' legato anche di seguiranno i discorsi un po' che abbiamo già un po' fatto stasera, però quali implicazioni avranno per il futuro e affronteremo anche il tema della comunicazione delle regole e delle responsabilità in questo momento di incertezza. Quindi molte cose le abbiamo un po' accennate e verranno sviluppate un po' meglio la prossima volta da Fabio Salomoni che ne parlerà ancora di più. Ok? Grazie a tutti davvero quelli che ci hanno seguito e appuntamento ai prossimi incontri. Grazie ancora Ivano. Ciao, 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 Arrivederci. ciao, ciao.